La nipote Edda ha raccolto le memorie in un libro. Racconta l'amore della nonna per il duce che la tradiva, ma tornava a casa la sera. Adesso un tuffo nel passato, un tuffo nella storia, nella vita privata di Mussolini e di sua moglie, donna Rachele, rievocata la sua storia in un libro scritto dalla nipote del duce Edda Negri Mussolini. Vediamo questo servizio di Mario Zwirner. Benito Mussolini, come sappiamo, fu ucciso nell'aprile del 1945, ma sua moglie, donna Rachele, visse fino al 1979 e fu lei di fatto a crescere questa signora, Edda Negri Mussolini, che, rimasta orfana della madre, ebbe un rapporto molto intenso con la nonna. Memorie, ricordi e confidenze che Edda Mussolini ha raccolto in un libro presentato alla Sala Anziani del Comune. Un libro incentrato sulla vita privata dei nonni, Benito e donna Rachele. Tra le tante confidenze che le ha fatto nonna Rachele, cosa l'ha colpita in particolare? Ce ne sono parecchie, però forse... L'amore grande che c'era tra il nonno e la nonna era un amore che andava al di là di quello che può essere l'umana comprensione. Aveva veramente, si sono amati tantissimo anche oltre la morte. Questa forse è la confidenza più bella e più intima fra loro due. Poi è chiaro, ci sono anche altre confidenze, altre cose che io ho scritto con Emma nel libro, che vanno dai racconti più intimi magari anche a quello che poi si intreccia con la storia. Sento un amore che reggeva anche al fatto che metà delle donne italiane, per non dire tutte, erano innamorate del duce. Sì, comunque lei era la moglie, comunque con la nonna ha avuto 5 figli e quindi era un amore veramente che forse all'epoca era anche normale, no? Che gli uomini avessero un po' di amanti, poi anche in Romagna è così, però poi c'erano magari quelle che visto il potere, visto il personaggio, il fascino, tante erano cose interessate. Erano interessate anche a lui, però devo dire che la nonna diceva sempre una cosa, che alla fine il nonno andava sempre a dormire a casa e lei era la moglie di Mussolini. Insomma, al di là delle amanti, degli amori e amorazzi, Benito Mussolini rimase a suo modo un marito fedele. Donna Rachele gli perdonò tutto perché alla fine l'unica moglie del duce fu e rimase lei.